se non se ne può più. Allora, secondo me ogni serata deve essere adattata al tipo di pubblico, alla matrice della serata. Allora, questa è una raccolta di fondi, fondamentale, lo sapete tutti, stiamo parlando della festa di Sant'Isidoro. Quindi, siccome non garantiamo sulla qualità della serata, che avete pagato il biglietto, era una questione vostra, di amor proprio, vi chiedo, fate finta di invertirvi un caso. L'applauso lo copiamo, così anche siamo tra di noi. Staccate, no, tu blocca, perché sennò da dopo devi riprendere. Ok? Allora, proviamo un applauso. Allora, voi come sapresti fare, a prescindere dal soggetto che entra, come se aveste un santo, Sant'Isidoro, per esempio. Ma la matrice è questa, quindi l'applauso deve essere commisurato. La seconda cosa è che, signore e signori, buonasera, non lo ripeterò, ma ripeterò una cosa che è attinente a, d'accordo? Quindi non sarà scritto buonasera, vi dirò un'altra cosa, visto che si tratta di cambio. D'accordo? Si fa, non lo chiudiamo perché è lento, poi per quello che ho pagato solo per un'apertura e una chiusura, non fa più, non è possibile. D'accordo? Spegniamo le luci, grazie, ripeto. Comunque, è difficile che una coppia riesca, gente naturalmente già sposata, riesca a superare l'annus horribilis. Noi non ci occuperemo di quelli che si sono già, ma di quelli che ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta fino adesso, ma non è detto che ce la facciano dopo stasera. Questa è la serata Notti Longas di Preveni, dice la famosa canzone del Carnevale di Tempio. Quindi ci occuperemo di questo, della finita di coppia. Siccome io non voglio prendermi questa responsabilità, dice la Cupettoia, ma che non ci siamo separati, allora io ho chiamato un notaio per deresponsabilizzarmi da questa cosa. D'accordo? Quindi accoglierete con un grosso applauso il notaio della serata, signori Fausto Pischetta. Bene, grazie dalla regia. Fausto, prima di iniziare, come puoi una veste importante, è stata una grossa responsabilità, però stasera è quella che mi sono tirato via, io hai deciso di accollartela completamente. Certo. Vuoi dire qualcosa, un saluto al pubblico? Sì, allora io sono veramente contento perché il pubblico di Tempio per l'ennesima volta ci è stato vicino, quindi è accorso numeroso e quindi sono contento ulteriormente che il teatro si sia pieno. Sinceramente non lo so, evidentemente qualcuno qui tra il pubblico pensa di essere studiato, però. Vabbè dai, fai a sedere, non preoccuparti, questa è mancanza di ignoranza. Fausto Pischetta. Una coppia alla volta, Cinzia Secchi e Torino Mundula, classi 67 e 64. La classe 68 e la classe 66 dell'ordine presentano Luisella Attanasio e Bartolomeo Addis. Anna Munconi, 65, e Adriano Dos Santos, 1962. Chiudiamo con Emma Soro, 1968, e Rino Mazzara del 67. Eccoli qua. Allora, devo dire che è stata dura in questi due mesi riuscire a convincere le coppie a presentarsi, anche perché la risposta, ogni quel volta mi facevano la domanda, vuoi partecipare a questa serata? Era regolarmente caffè. E noi rispondevamo, nostro malgrado, siamo io e Fausto. Quindi praticamente da una grande schermatura di rifiuti, no, poi ti la voce, sapete, aiuto di mandare mi muderi alla mamma che non sta bene, accompagnata, che vive in Sassari, e quindi
Questo è il risultato. Devo dire che però, a vederli così, conoscendoli, poi a tempo ci conosciamo tutti, e la serata promette bene. Tu quando ti spegni le luci sorridi, se no. Mi ha detto non fare le battute su di me, e io stai tranquillo. Ha detto ma gli posso pure un elogio bianco. Gli ho detto ma Adriano, anche le calze bianche. Ha detto no, le calze non hai più, sono senza calze. Benissimo, allora adesso vi spiego più o meno come si svolge la serata. La serata potrebbe durare poco, come potrebbe durare anche 4 o 5 ore, dipende da cosa succede. Ok? Allora, usciranno prima le donne, accompagnate da poi i valletti che vi presenteremo. Noi faremo delle domande agli uomini circa la loro vita matrimoniale. Ok? Loro risponderanno come si ricordano, come sanno di dover rispondere. Dopodiché noi richiameremo le donne e chiederemo alle donne che cosa, secondo loro, domanda per domanda, hanno risposto i mariti. L'affinità di coppia come si misura? Più domande coincideranno, punteggio chiaramente salirà, Codino? Più sarà davanti, e beh dove? Chiaro che Codino è l'artista, Codino non stava seguendo perché non ha compreso nulla di chi seguendo. Sorrideva, io perché ho chiesto a lui? Perché lui sorrideva, quindi questa cosa è positiva. Io sono contento e sono sicuro che vada tutto bene. Signori, io vi devo presentare adesso il valletto, e abbiamo un valletto d'eccezione, signori presidente, pensate, della classe 1967, un applauso a Giuseppe Cossu. Giuseppe Cossu che ha condotto questa, io non la chiamo la barca, ma anche una bella nave, che è quella del 1967, all'ultima festa in programma, che ci compete, quindi accompagnerà adesso lui le donne in una stanza chiusa con il volume della musica molto alto, quindi non sentiranno nulla di quello che noi ci diremo qua. Quindi, grazie mille, allora un applauso alle donne che ci lasciano e ci lasciano con gli uomini. Prego. Riuscendo questo stacchetto, madre natura proprio, non a caso. Quindi adesso io comincerò con le domande. L'oggetto è la vostra vita matrimoniale, quindi tu so che hai grande memoria. Tutti parenti di tuo marito. Allora, Tonino, la prima domanda è questa. La prima domanda sarà uguale per tutti, quindi voi avete un piccolo vantaggio perché già la conoscete. Allora, cosa hai pensato la prima volta che hai visto tua moglie quando ancora non la conoscevi? Hai pensato questo? Allora, tu sei in notaio, devi annotare, quindi nessun tipo di intervento è stemporaneo. Cosa hai pensato la prima volta che hai visto tua moglie quando ancora non la conoscevi? Tu l'hai vista la prima volta, non quando hai approcciato, non so, l'hai vista alla Fonte Nuova, al corso. Questo. Ho detto che quella sarebbe stata... Chi ci dovrebbe posare la Maria Zara del tribunale? Fella a posto, a piacere. Allora, se continuiamo così, andiamo via a mezzanotte. Però... Va bene. Hai una penna e una mano, eh? Non è che posso scrivere a 2000. Va bene, grazie. Non riusciamo più così. Prego. In italiano come ti piace? Come ti piace? Allora, quando l'ho vista la prima volta ho detto quella lì deve essere mia moglie, perché non mi piaceva. Scrivi. Bartolomeo, la prima volta che hai visto tua moglie quando ancora non la conoscevi, che cosa hai pensato? La prima volta che mi cagliano in striscio. Questa è la cosa che ha pensato. Scusate? Che non lo considerava molto. Non l'ha detto in slang, ha utilizzato lo slang gallurese. Perfetto, Adriano,
La prima volta che hai visto tua moglie quando non lo conoscevi, non la conoscevi, scusate, hai pensato cosa? Aiuto. Sta parlando portoghese. Aiuto, chi sa ma la sposa? Chi sa? Ehi, vecchio. Rino? Stessa domanda, ovviamente. Io l'ho conosciuta fuori. Ti ho chiesto, non ti ho chiesto cosa hai pensato la prima volta che l'hai vista quando ancora non la conoscevi. È molto bella, potrebbe essere la donna del mio futuro. Ecco, potrebbe, io un po' più umile di Adriano. Sono di due nazioni diverse, Adriano, come sapete tutti, è brasiliano, lui è siciliano, quindi sono due nazioni diverse. Perfetto. Seconda domanda, abbiamo annotato tutto, sì? Perfetto. Allora, com'era vestita, Tonino, com'era vestita Cinzia il giorno del primo appuntamento, del vostro primo appuntamento? Quindi ha detto quindi. Intanto che memorizza, saluto una grossa componente, una rappresentanza importante della banda musicale di Agius che è venuta a salutarci. Reduci dalla trasferta, una trasferta in Francia, è in corso, ma in Francia va in più. Com'era vestita? Aveva un paio di pantaloni genesi, una camicia bianca, col fiocchetto. Io sono qua che sei a cambiare idea, ma questa è una cosa personale, non c'entra niente. La Pasqua era, no? No, camicia bianca con fiocchetto. Dai, devi tutti di annotare. Il regalo c'era dentro. No, no. Con fiocchetto senza regalo. Stendi, se c'è qualcuno che deve andare bene, devi la roba che compriamo a lui. Camicia bianca con fiocchetto senza regalo. Bartolomeo, come era vestito tua moglie la prima volta che l'hai vista? Il primo appuntamento, scusa. Gonne in alcantara grigia. Ah, non dire girati. Gonne in alcantara grigia, bellissimo. Pantacalze nere e scarpe da Peter Pan. Praticamente la moglie si è presentata senza il pezzo di sole. Ah, allora, gonne in alcantara grigia, pantacalze. Vabbè, scrivi, va bene così, Adriano. 1003 Turbodini. Scarpe. Non mi ricordo più. È del 1986. Cosa si chi si ricorda? Cos'è colpa mia? Non c'è più una memoria io. Non ho una memoria. Non te lo ricordi? Oh, vecchio. Prova. Una gona. E basta. Madonna! Madonna. Esatto. Rino. Jeans e maglietta. Ah, la maglietta di che colore era? Nero, tutto nero. Tutto nero, black. Terza domanda. Domani tutto saranno sei, naturalmente. Come non vi ho detto prima. Cosa ti ha detto tua moglie appena si è svegliata dopo la prima notte di nozze? Cioè voi avete, vi siete sposati, avete... la prima notte di nozze, quando si è svegliata, ha aperto gli occhi la mattina, si è girata, ti ha visto col fiocchetto senza questo video, che cosa ti ha detto? No, ma si è svegliata perché non si è neanche addormentato. La memoria del filmato. Stessa domanda per Bartolomeo. Cosa ti ha detto tua moglie appena si è svegliata dopo la prima notte di nozze? Buongiorno. Io sono Francia. Buongiorno, è stata bellissima. Vabbè, non ha detto cosa, dai, non è che... Prego. Ma chi è questo? No, sto scherzando. Tu stai scherzando, poi che ne danno un video. No, buongiorno, lo vuoi un caffè? Tecnicamente ci sono fa una piega. Grazie. Sai che ci sono svegliati tutti?
forma e più piccante del tuo contorno. Non è che si sono svegliati piccanti lo stesso letto. No. Allora, qual è stato il posto più strano dove siete stati teneri l'uno con l'altro? Tenerezza si intende qualunque cosa, un bacio, una carezza, un abbraccio, fare all'amore, tante cose. Qual è stato il posto più strano dove siete stati teneri l'uno con l'altro? E tutti in menù. Tu prova, magari qui si deve misurare l'affinità, ne avrete parlato dopo, no? Ti lamenti! No, non ho nada, cazzo. In bagno, la fatica. Cioè, è una risposta. Bartolomeo, il posto più strano dove siete stati teneri l'uno con l'altra. La scritta dell'uomo dell'uomo. Bartolomeo, non nicchia! Al boschetto. Quale boschetto? Alla Fonte Nuova. Sai, esempio, al boschetto della Fonte Nuova. Perfetto. Rino? In nave. In nave tornando dalla Sicilia. Era la nave strana o era stato il posto? No, strano il posto della nave, perfetto. Allora, questa è secca, facilissima. Quando l'ultima volta? Come sta andando in casa? Ma se la metà di me. Neanche spremendo un po' di vino. Talmente tante tutte le lavatrici, adesso tu vedi le droghe. Secondo me, per la stilo. Bartolomeo Inci. Prego, Bartolomeo. L'ultima cosa. Festa Maria Bambina 95. Qui ho paura. Perché non so perché, ma mi sembra di conoscere la risposta. Avanti io. A che ora? Prima di dormire. Prima di dormirsi. Due mesi fa da me. Allenate, ti cazzo. Mi devi dire, Torino, qual è stato il motivo dell'ultimo litigio? Bisogna Bartolomeo. Litighiamo ogni giorno, quindi. L'ultimo litigio, quindi oggi, per che cosa? Ma perché se dire proprio, cioè io arrivo a casa e bisticcio subito. Cioè è nel contratto matrimoniale, proprio. Ciao amore, d'accordo. Adriano, motivo dell'ultimo litigio? Un litigio perché ha rotto un piatto. E a te quando rompono i piatti ti girano proprio le, eh? Non lo sopporto questa cosa. Ma il piatto l'ha rotto perché gli è caduto o perché la partita l'ha creato? Quindi lei arriva, ti tira il piatto. Se il piatto rimane intero, non bisticciate. Se si fiacca, sono dolori. Perfetto. Rino. Oggi perché mi ha chiesto di lavargli il reggiseno bianco e io gli ho lavato il reggiseno del costume bianco. Enigmatica come risposta. Penultima domanda per quanto riguarda gli uomini: qual è secondo te la parte del corpo più sensuale della tua signora, quella che preferisci? Lo passeggio. In alcuni momenti non è una questione di dialettica, è una questione di dialetto proprio. L'ultima volta che lui voleva regalare alla moglie un reggiseno
a balconcino. Noi gli abbiamo fatto quando le milizie non c'erano. Bartolomeo. Lo stesso. Stesso? Era lo stesso passivo. Anche lui sta facendo riferimento a sé, no? Come parte di questa squadra. No. Ah sì. Dietro lui. Cosa hai detto, scusa? Dietro lui. Dietro l'orecchio. Trino, tutto. Non c'è niente che non mi piace. Ultima domanda. Quindi il valletto si prepara ad andare a chiamare, faccio l'ultima e poi andiamo. Allora, se tua moglie, questa è un'ipotesi assurda, ma è un gioco, se tua moglie dovesse tradirti, così, con uno dei concorrenti seduti alla tua sinistra, o con Bartolomeo, con Adriano Corrino, secondo te con chi lo farebbe? Posto che siamo sicuri che non, questo non debba succedere, ma così. Non lo fa nessuno. No, non lo deve fare, non lo fa, lo dovrebbe assurdo. Dovesse scegliere conoscendo i gusti con chi? Secondo me con nessuno. Evidentemente non è che. Tua moglie? Ma la madre mi hanno fatto anche più, ti puoi immaginare. La risposta cos'è? Tutte e tre? Anche una risposta, ma sei i gusti di tua moglie, ma sei i capelli corti, vabbè, si chiese di tutti la stessa maglia. Sicuramente non riesco ad uscire. Quindi secondo te chi? Così uno a caso, conoscendo tua moglie, chi gli potrebbe piacere a parte te? Non lo so. Se tu non dovessi esistere. Ma ci sono. Non lo so, ma è una domanda che non. È difficile, la risposta è difficile, immagino. Ti capisco. Arianna. Non credo che succeda. Questo è un postulato, guarda, non succede e lo mettiamo da parte. Per assurdo, i gusti di tua moglie, di conoscere te con chi, se tu non dovessi esistere, no? Se tu dovessi andare a farti un giro, non lo so. Con nessuno. E non me la tolgo la domanda, se no. Io penso che nessuno dei tre. Va bene. Facciamo un applauso per le domande che abbiamo fatto, le risposte che avete sentite. Facciamo entrare le donne nel frattempo, visto che questo è un gioco varietà, abbiamo una piccola proposta che credo possa farvi piacere. Musica, luci e...
Era giusto fare per me un applauso, io farei una, lo prolungherei per Corinne, per Silvia e per Roma. Belle, brave, grazie, le concediamo. Pensato, quando hai visto per la prima volta Cinzia, quando ancora non la conoscevi, secondo te lui che cosa mi ha risposto? Hai pensato appena hai visto Cinzia quando ancora non la conoscevi? Secondo te Tonino che cosa ha risposto? No, lei conduce il regionale per sordomuti. Sarà un saggio della sua. Siamo attenti della sua professionalità, eh? Doppio, cosa può aver pensato? O in casa non sta mai zitta. Detto, in casa non sta mai zitta, dice. Poi ci puoi pensare un attimo? Ecco, pensaci, non parlare tra di voi. Ho fatto la stessa domanda a Bartolomeo, che cosa ti ha risposto? Questa deve essere mia persona. Un attimo ancora. Chiediamo al notaio di confermare se la risposta è quella corretta. Non me l'ha cagata. Come? Detto che non l'ha cagata. No, non ci sono i cuscini, quindi ma la domanda non. Bartolomeo ha risposto che praticamente chi sta non mi caga, ma tu invece tu hai detto questa sarà la donna della. Vabbè, è ancora presto, mi prendi da voi. Anna, ho fatto la stessa domanda ad Adriano, cosa ha risposto? La prima volta che ti ha visto, che cosa ha pensato? Questa signora chi è? Fausto? Chissà mi l'ha sposo. Perfetto, quindi anche qui la domanda, la risposta non era quella corretta. State andando bene, continuate. Emma, cosa Rino ti ha visto la prima volta e cosa ha pensato? Niente, non l'ho visto, l'ho visto l'altra. Beh, però non è che siete arrivati a sposarti e. Cioè. No, quando ti ha visto la prima volta, ti ha visto e cosa ha pensato, secondo te? E io non aiamo mai. Cosa hai risposto, Fausto? L'ho conosciuta fuori, è molto bella, donna del futuro. La faccia di Emma, se fosse con il sottotitolo, sarebbe a Giomma. Seconda domanda, com'era vestita? Ho chiesto. Non ha risposto la signora. Sì, prego. Non dai quello, se. Secondo te, Tonino, cosa pensava? Signora, questa domanda l'abbiamo preparata con il Pinocchio e lo spacchetto perché sapevamo che tanto sarebbe finita. Finita, a taraluce, sì. Su, prego, dimmi. Questa me la sposo. Ma Dio, ma. Cosa era risposto lo Tonino? La prima volta che l'ho vista, da voi ha pensato che ero mariaggia, ha continuato a fare la taraluce. No! Quello l'hai scritto tu, Tonino, cos'hai risposto? La prima volta che l'ho vista. E poi non mi ha dato tempo. Allora, la risposta è esatta o no? La risposta è comunque esatta. Esatto, Tonino, quindi il primo punto per la coppia. La seconda domanda la comincio da questa parte, perché il Rino è sempre avvantaggiato. Com'era vestita il giorno del primo appuntamento? Ho chiesto a Rino, Rino che cosa ti ha risposto? Jeans e camicia. Fausto? Jeans e maglietta nera. Jeans e maglietta nera. Ma magari non è tu. Non c'è. Allora, ho fatto la stessa domanda ad Adriano. Adriano mi ha risposto. Lui ha risposto. Mi ha detto che lui se lo ricordava. Probabilmente jeans è lo stesso, eh? Che mese ti siete conosciuti? Giubbotto. Febbraio. La risposta di Adriano è stata? Allora, 1986, chi si ricorda?
ricorda più, non c'è memoria, una gonna e boom. Quindi la risposta non è errata. Okay. Quello è il pulsante, giusto? Non è sbagliato. Allora, Antonio mi ha risposto. Aspetta, ma che cosa mi prendi da là? Allora, ho chiesto a Bartolomeo com'era vestita tua moglie il giorno del primo appuntamento, quindi come eri vestita tu. Bartolomeo che cosa mi ha risposto? Non so se me lo posso ricordare io, tesoro. Una gonna. Grazie. Paglio di puttane. Grazie. Un altro. Va bene. Di velluto rosa. Una gonna di velluto rosa. Una gonna. Immagino, certo, come se la vedessi. Una maglia. Della maglia non credo che mi abbia parlato, però com'è la risposta, Fausto? Allora, gonna in alcantara grigia, pantaloni neri in pelle e bevi le scarpe. Che praticamente è una Y10. Io mi ricordo quando c'era l'Edison 10 con l'Inter in Alcantara, quindi tu hai ricordo. Ha detto gonna in Alcantara grigia, tu hai detto una gonna di velluto rosa, la risposta purtroppo non è quella corretta. No, ci pensate dopo, ti dico di nuovo. Mi prendi da fuori, dai. Prego. Tonino cosa mi ha risposto? Gonna nera e camicia bianca. Gonna nera e camicia bianca? Allora, ha iniziato esordendo dicendo, quindi sto memorizzando. Pantaloni celesti, camicia bianca con fiocchetto, era la Pasqua praticamente. Risposta errata. Cosa ti ha detto tua moglie, ho chiesto a Tonino, quando si è svegliata dopo la prima notte di notte? Cinque. Pensi, però non parlate. No, non ti gira, non guardare. Signora, posto più strano. Non so se faccio di lì o è piuttosto strano, immagino. Bartolomeo commenta, chi c'è tosta? Questo noi non lo possiamo sapere. Il posto più strano dove siete stati teneri l'una con l'altra. A voi non alimenta, raga? Dieci persone sul palco una volta così sono morte. Così. Rimanendo insieme. Ma ci sta pensando, diamo una possibilità. Non ti viene. È la risposta. Posto più strano non ti viene. Ci vuoi pensare, ritorno dopo? Non se lo ricorda, non se lo ricorda. Prego. Sapere quando, il periodo. Chiedo scusa, quindi ha dato la risposta di la concorrente numero 15. No, sta parlando della signora Anna ha detto che non se lo ricorda proprio. E quindi ha dato la risposta. Non lo ricordo. Quindi la risposta è errata, perché lui ha detto Boschetto Fonte Nuova. Vai di la mente, sì. Vabbè, qui mi verrebbe una battuta, ma. Sopra sediamo, come dicevano Franco e Ciccio. Allora, mi stavi chiedendo il periodo storico. Allora, da quando siete sposati? Sì, da 26 anni. In 26 anni. 26. Il posto più strano dove siete stati teneri l'uno con l'altra. 26 anni, no? Non mi interessa. Può essere il primo giorno, come l'ultimo, come avanti ieri, come un mese fa. Scegli tu. No, avanti ieri non è possibile, dici tu, certo, capito? Però no, la devo dire. Sì, dilla, tanto no. Dilla, e attenta a non sbagliare via. Sono molto legato a quella via perché era la via dove abitavano i miei nonni. Sì. Io sono passato, ma purtroppo non l'ho visto, era poco prima. Era poco. Vabbè. Cinzia! Chi saremmo io qui a me? Non lo so.
Non te lo puoi ricordare. Cosa ha risposto Tonino? Vinesombe. Bagno, lavatrice e tutti di loro. Sì, no, no, perché volevo enucleare il concetto. Va bene, allora, ricomincio da te. Quando, ho chiesto a Tonino, quando l'ultima volta con vostra moglie, naturalmente? Dico che lui ha risposto, Ha risposto, sì, quindi ti conviene, lo dico per te. Anche lui ha dato una risposta molto precisa. Che cosa ha risposto? Non so, perché lo dice sempre, Maria Bambina 95. Signora, la signora Dos Santos dice ieri. Il notaio dice avvertiti prima di dormirsi. Unitevi, d'accordo. Vabbè, ieri a mattina non sei. Sta lì a guardare il cappello. Proprio tu hai il cappello. Tu riferito Adriano. Bene, allora, io ho fatto la stessa domanda a Rino, naturalmente. Non quella che ti è piaciuta l'ultima. Ho fatto io la domanda sbagliata. Ci sono incontrati con un ginepraio curioso. L'ultima volta, così una cosa qualunque. Forse. E forse che forse. Comunque. L'altra settimana. Ho capito. Cosa ha risposto? 2 mesi fa. Cosa ha risposto il marito? Allora, oggi ha lavato il reggiseno bianco, invece ha lavato il costume bianco anziché il reggiseno bianco. Insomma, era una cosa bianca! No! No! Lascia stare bianchi e lascia tu! Io volevo dire, se tu non vuoi non lo dico. No, non lo dico. Ah, sono andare! Ah, bianco! Ho chiesto la stessa cosa a tuo marito. Il motivo dell'ultimo litigio. Non te lo ricordi. Adriano, antidepressivo. Non se lo ricordo. Non so, cosa ha risposto Adriano? Rotto piatto perché è tirato. Signora, ho chiesto la stessa cosa a suo marito, che cosa ha risposto? Premettendo che noi non litighiamo mai. No, io stavo detto per cosa volte mi piace, sono stanco, io sono. Possono eliminare le coppie? Sì.
gliela suggerisco io una risposta. No, no, no. Motivo dell'ultimo litigio. Qual è stato il motivo dell'ultimo litigio? Rispondi o te ne penti. Hai 30 secondi. Abbassa, ha risposto. Non ha preparato il prato, ma la fantasia. Cosa ha risposto Bartolomeo? Ha detto che litighiamo ogni giorno per fesserie. Tu hai detto che non le dirate mai, e quindi le aggiunge. Ma magari non siete capiti. L'altro giorno era la madre a mangiare, cosa. Vabbè, comunque l'importante è che. E magari sei litigato con la madre, ma non si è tagliata con la. Cinzia? Coraggio. Vorrei sapere l'ultima motivo dell'ultimo litigio. No, lo ricordi? Non se lo ricorda, cosa ha risposto Tonino? Sogiani! Ho chiesto a Tonino qual è la parte del corpo più sensuale, quella che preferisci di tua moglie. Tonino, che cosa ha risposto? Chi se ne ricordi? Seno. Tonino ha risposto? Passiccio. Risposta esatta. Risposta esatta. Ho fatto la stessa domanda al tuo marito, che cosa ha risposto? Idem come sopra. Sopra. La risposta? Esatta. Esatta. Ho fatto la stessa domanda ad Adriano. È lo stesso passiccio. Oh. Ah, non sono due diversi. Okay. Seno? Dietro l'orecchio. Non so se qui ci sia. Scusa, il seno, ma no, però. Ma no. Puoi spostare, voglio vedere se hai una tetta dietro al loro. Emma, ho chiesto la stessa cosa a tuo marito, che cosa ha risposto? Ah, ha detto quello? Allora, aspetta, aveva detto un'altra cosa. Aspetta. Mi si è svita un corpo questo. Il sedere. Cos'hai risposto Rino? Tutto. Ultima domanda, così poi salutiamo gli uomini e facciamo la domanda alle donne. Allora, se questa è un'ipotesi assurda. È un paradosso, non è una cosa che non sappiamo che non può esistere. Se tua moglie per caso, per puro caso, dovesse tradirti con uno dei concorrenti qua, quindi tra Adriano, Tonino e Bartolomeo, conoscendo i gusti di tua moglie, non dovessi esistere più, con chi ti tradirebbe? L'importante è avere in chiare. Quindi se 1-0 con Bartolomeo. Fausto, cosa ha risposto la moglie? Nessuno. Perfetto. No, non ci vediamo. No, no. Ma fai la polemica. Io ho detto, è un'ipotesi assurda, ma io ho la stessa domanda, come l'ho formulata a te? L'ho formulata a lui da maschio italico. Ha detto nessuno, invece tu hai risposto Bartolomeo. Ma Bartolomeo devi stare attento. Hai dei turni dell'ospedale, capito? Signora Dos Santos, ho chiesto la stessa cosa ad Adriano. Adriano, che cosa ha risposto? Nessuno? Risposta esatta. Risposta esatta. Più tranquillo. Ho fatto la stessa domanda a tuo marito, che mi ha risposto? Apri l'occhio. Ha risposto nessuno? Non lo so. Non lo so, però diciamo che non è la stessa risposta, secondo te? Allora, purtroppo.
ascolta, ma siccome hai risposto così, ma che l'hai muto, perché veramente io credo che abbia detto così, questa era la domanda. Sì, però lui non ha detto così. Ma ha detto non lo so perché non ha finito. Ma vai parte la prima. Cinzia, ho chiesto la stessa cosa a Tonino che mi ha risposto. Nessuno. Risposte dai. Risposte. Serata dedicata alla finita di coppia tra moglie e marito sono Luisella e Bartolomeo. Che non è. Allora credo che una bottiglia di Volvo sì, lo so, ho capito il discorso, è complesso, i carciofi, eh? Allora facciamo una cosa, è usanza che dopo un giorno del matrimonio la sposa si giri di spalle e tiri fuori, quindi si tutte le donne dovesse avanzare, viene sotto il bouquet, no, non lo tirare perché altrimenti poi ci denunciano, non arriviamo a finire la grossa. Perfetto, adesso vi dovrò dire una formula, che è la formula del matrimonio che a noi interessa, scusate le spalle. Vuoi tu, Bartolomeo, rimanere sposato con la qui presente Luisella, almeno fino al giorno della festa di Sant'Isidoro, amarla, rispettarla, pienarla di panini a salticcia e incumbirla con ettolitri di birra? Dite lo voglio. Lo voglio. Almeno fino alla festa di Sant'Isidoro, vi confermo, marito e moglie. Grazie a Paolo Bischeta. I piedi tutte le cose. Intanto adesso noi ci concediamo una piccola pausa. Massimo Mario Chiuso, che entri in Moscato, purtroppo ci sono solo 10. È una commedia di Dario Fo e Franca Rame che vede protagoniste due persone, il sottoscritto che è deutero protagonista e la protagonista è Barbara Vegano, attrice che è qua da un mese per le prove, insieme a me, con la regia e le scene di Giuseppe Barraquelli, stiamo preparando per vedere il prossimo, quindi ci auguriamo che voi possiate essere presenti e passare una bella serata in compagnia della Cine Digital e di tutta la, insomma, di tutti noi che stiamo faticando da un mese per questo lavoro. Quindi grazie a tutti, dove parla? C'è la passata.